Ciao ragazzi, ciao ragazze, sono Maria Rachele, quindi benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio sfatare altri miti sull'ENNE e sull'abitore insieme a tutti quanti voi, dandovi una risposta scientifica e approvata da tutto quello che potete leggere poi dopo di conseguenza online. Allora, io sono stanca di leggere tante cose che riguardano il mio lavoro su gruppi di appassionati, su persone che non lo fanno da tempo, su improvvisati professionisti. Lo faccio da 23 anni, ho anche fatto degli studi accertati, certificati per quanto riguarda la mia professione e quindi mi sento di poter dire e chiarire l'idea a tanti di voi. Ricordiamoci che qualsiasi pastella colorata dedicata per i capelli va messa in testa. Sulla testa abbiamo i capelli, ma non solo, abbiamo la pelle, l'epiderme, il derma e l'ipoderma. E lì all'interno ci sono tutti gli annessi cutanei come il follicolo, le ghiandole e i muscoli erettori del pelo. Ghiandole, sebacere e sudoripari. Allora, detto questo, chiudiamo la parentesi. Quando noi andiamo a prendere un fitto complesso, quindi dei rizomi, delle foglie, delle cortecce, delle polveri, delle barche, dei gusci polverizzati, micronizzati e essiccati, dobbiamo aggiungere dell'acqua. Lo possiamo mettere in testa, ma ricordatevi che qualsiasi gruppo cromoforo smette di avere efficacia dopo i 60-70 minuti dalla preparazione. Quindi ossidare molto tempo prima le erbe serve veramente poco. Aggiungere quello che può essere del limone o del bicarbonato di sodio, in alcuni casi è efficiente se conosciamo quello che è il pH della pianta, ma ricordatevi che alterare troppo il pH di queste pastelle poi va ad alterare il pH della cute. Conoscete il pH della pelle? Credo proprio di no. Un altro mito da sfatare interessante è quello dello zucchero. Lo zucchero è un carboidrato semplice come il glucosio e il fruttosio, il saccarosio, appunto. Né più né meno, essendo un carboidrato semplice, va bene se lo mangiamo. Se lo mettiamo in testa, non vedo quale tipologia di risultato possa avere. È vero che lo zucchero in determinate situazioni o trattato in un certo modo trattiene l'acqua e quindi può essere idratante, ma ricordiamoci che il capello non lo potete idratare, lo potete imbibire o ammorbidire e le sostanze che lo fanno sono i grassi o le proteine o in questo caso le scleroproteine di cui è composto il capello. Questa cosa non dimentichiamocela mai, è una grandissima quella di andare a mettere lo zucchero all'interno dell'ENNE. Ah, ma ragazzi, ma a cosa serve? Che poi si scioglie a contatto con l'acqua che è idrosolubile. Ah, ma dai! Detto questo, torniamo a parlare anche di un altro fatto che veramente mi strappa il cuore. L'allume di rocca. L'allume di rocca contiene alluminio. È vero, è ottimo come deodorante, certo, ma è localizzato e si usa in una zona particolare. A parere mio, all'interno dei cosmetici ha provato che non ha problematiche, che no, scusate, che non dà problematiche o intolleranze. Ma mettere un prodotto in testa con così tanti annessi cutanei, con così tante ghiandole, tenuto in posa con così tante ore, che comunque si sa, lo si utilizza anche quando gli uomini si tagliano per, come si dice, cauterizzare le ferite, proprio perché asciuga e toglie acqua. Ve lo mettete in testa ed è ricco di alluminio. Cavolo, complimenti! Ma poi, siete sicuri che fissa il pigmento? Credo proprio di no, credo che non ci siano studi accertati che lo dicano. Potete andare a cercare dove volete, ma sicuramente non fissa i pigmenti. Ci sono altre cose che fissano i pigmenti, per esempio alcuni tipi di proteine, come in questo caso le proteine del grano, oppure altre sostanze che tanto non sono reperibili e che tanto è inutile che io ve ne venga a parlare. Per cui ricordatevi che tante cose nell'ENNE non ci vanno, stanno bene magari nelle torte o stanno bene nei deodoranti, non dimenticatelo mai e andate dai professionisti, seguite i professionisti referenziati, fate le recensioni ai professionisti che vi piacciono e leggete le recensioni dei professionisti da cui andate. Grazie.